Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, Francesca Fiore, mi sembra questo esattamente il punto vero della discussione. Non è che se la politica ti dice devi fare i figli o fare i figli per la patria, si sarebbe detto una volta, allora le persone si mettono a farli. Bisogna, ci ricorda la Fornero, creare le condizioni intanto sociali della società e mettere le donne nella condizione di poterlo, le famiglie e le donne nella condizione di poterlo fare. E poi però, appunto, esistono le persone con le loro storie, chi le vuole fare e chi non le vuole fare. Può essere che viviamo in un'epoca nella quale le donne, per sentirsi libere, legittimamente decidano di non avere figli. Anche quella è una scelta di libertà, alla fine. Ci mancherebbe altro. L'autodeterminazione è fondamentale, no? Proprio perché siamo nel 2023 e quanti figli ha, Fiore? Io ne ho due. Ho due figlie fatte stranamente da abbastanza relativamente giovane, avevo 26 e 30 anni. Come la professoressa Fornero. Esatto. Quindi due generazioni però diverse. È un'eccezione per la mia generazione. Il problema è che in Italia i figli non ce li possiamo permettere fino a quando forse non riusciamo più neanche a farli, perché un altro tema importantissimo è che questi figli sembrano che siano solo delle madri. Cioè, i padri sono scomparsi dal discorso, ma i figli non li stiamo facendo noi donne, ma non li stanno facendo neanche gli uomini. Quindi chiediamoci che cosa sta succedendo. Anche chi li vorrebbe, probabilmente ne fa meno di quanto vorrebbe, perché fare figli in Italia in questo momento è un sacrificio enorme, soprattutto economico. E quello che la senatrice Mennuni finge di non... Cos'è che lei, da madre di due figli, da persona che lavora, cofondatrice di questo sito frequentatissimo che è Mamme di Merda, che in realtà dà uno spaccato strepitoso su quella che è la vita all'interno delle famiglie, il ruolo delle donne, quindi una cosa molto molto contemporanea questa idea, e che idea, come l'ha presa questa dichiarazione, questa sortita della Mennuni? Ma io ero sconvolta, perché è veramente, veramente reazionaria come visione del mondo, però mi sono soffermata nell'analisi della sua dichiarazione anche su altri aspetti, oltre alla follia di pensare che le donne anche a 18 anni siano degli uteri ambulanti da riempire a discapito dello studio, a discapito della realizzazione personale. I temi qui sono tanti, per esempio il privilegio. La senatrice finge di non accorgersi del proprio privilegio, perché lei ha potuto, dopo aver avuto tre figli, studiare tanto da diventare avvocata e anche intraprendere una carriera proficua a livello politico, e questo le è stato consentito, come per sua stessa missione, dal fatto che sua madre ha potuto aiutarla nel lavoro di cura e inoltre aveva sufficienti fondi per potersi finanziare babysitter e quant'altro. Quindi questo privilegio non è una colpa, ma va visto e non può essere applicato come metro di giudizio all'intera società, perché la retorica del se vuoi puoi è profondamente ingiusta in un paese in cui le donne non possono, neanche se vogliono, perché non ce la fanno e lo Stato non ci aiuta assolutamente. Detto questo, c'è il tema dei padri, questi grandi assenti, no? La senatrice Mennuni diceva: mio marito mi ha aiutata, sono stata molto fortunata, perché lui ogni tanto se li portava 3 ore al mare e mi lasciava studiare il pomeriggio. Ecco, no signori, perché la famiglia è un progetto comune e il carico che ne deriva va condiviso tra uomo e donna. L'uomo non aiuta la donna quando espleta le sue funzioni di padre, sta semplicemente facendo il padre. Altrimenti siamo ragazze madri, signori. No, se i figli dobbiamo crescerli e gestirli noi esclusivamente, siamo ragazze madri, non siamo all'interno di un progetto familiare. Ed è Mennuni, quello che diceva proprio poco fa, è quello che diceva proprio poco fa è la professoressa Fornero, e cioè che la famiglia è un progetto comune. La professoressa Fornero diceva prima: io e mio marito insieme abbiamo deciso di avviare un percorso, e Francesca Fiore invece ci ricorda che molto spesso anche oggi la donna è lasciata sola. Se vediamo questi dati, e così facciamo anche un piccolo passo avanti, quelli che la regia ci mostrava prima, perché non si fanno figli, professoressa Fornero? L'aumento del costo della vita incide per il 37%, poi c'è il grande tema della precarietà del lavoro, e quindi avendo dei lavori saltuari o a tempo determinato, poi dico, come faccio poi ad accollarmi il peso di crescere dei figli? Gli stipendi bassi, la carenza dei servizi, e quindi
come diceva Francesca Fiore, il fatto di o c'è il welfare della famiglia oppure diventa un problema. La crisi economica e gli scarsi aiuti, tutto insieme questo è un mix di problemi. Per